Buonasera da Climax. Vi voglio raccontare una breve storia semi-triste che ha come protagonista un certo Lewis Fry Richardson, un matematico, fisico e meteorologo vissuto tra il 1881 e il 1953. Quest'uomo fu davvero un pazzo scatenato e fece qualcosa che ha dell'incredibile. Ma prima di raccontarvelo, dobbiamo fare una doverosa premessa ed è la seguente. Noi oggi possiamo usufruire delle previsioni del meteo grazie alla nascita dei computer. Quindi dobbiamo aspettare all'incirca la metà del Novecento, con la nascita dei primi laboratori elettronici, per poter avere le previsioni meteorologiche moderne. Perché questo? Perché dovete pensare che le previsioni che magari andrete a vedere stasera per conoscere il tempo di domani, sono fatte proprio impiegando dei supercomputer che eseguono qualcosa come milioni di operazioni al secondo. E questo per un paio di ore almeno, dalle 2 alle almeno 3 ore circa. E questo per prevedere come l'atmosfera evolverà, le grandezze che caratterizzano l'atmosfera evolveranno nel futuro, quindi il giorno dopo. Quindi si tratta di una quantità di lavoro, una quantità di operazioni molto elevate che noi, umanamente non potremmo eseguire, almeno non potremmo eseguire in tempi utili, cioè non ce la faremmo ad avere le previsioni per domani se mi dovessi mettere io adesso a risolvere le varie equazioni. Bene, tenete bene a mente questo, e adesso torniamo al nostro Lewis Fry Richardson. Ok, quindi abbiamo capito che sostanzialmente le previsioni meteorologiche nascono con la nascita del computer, quindi a metà del Novecento. Bene, Lewis Fry Richardson. Questo ovviamente non lo poteva sapere perché è vissuto in un periodo precedente. E lui qui fece la magia. Sì, perché lui decise sostanzialmente di provare a predire il meteo utilizzando sostanzialmente le mani e la sua testa. E qua sta davvero la straordinarietà, perché lui in pratica decise di prevedere le condizioni meteorologiche per un giorno del passato di cui disponeva. Diciamo le effettive condizioni meteorologiche di quel giorno, quindi sapeva che è stata una giornata di bel tempo, c'erano stati certi valori di pressione e temperatura, e lui quello che volle fare fu sostanzialmente prendere quella giornata, utilizzare i dati a una certa ora, circa 6 ore precedenti a quella condizione, a quella conformazione delle grandezze che descrivono l'atmosfera, prendere quei dati e da quelli, risolvendo le equazioni, predire il meteo delle 6 ore successive. Ok? Quindi, poi quello che fece fu confrontare i suoi risultati con effettivamente quello che si è sperimentato, quello che si è vissuto in quel giorno. Ok, sostanzialmente, quindi lui si mise lì. Con le sue belle equazioni, che ve ne faccio vedere alla veloce qualcuna, che sono queste qua, alcune che quelle fondamentali che governano l'atmosfera. Ci impiegò circa un annetto a risolvere il sistema di equazioni per più ragioni. Da una parte, perché in quel periodo lui prestò servizio nell'unità di soccorso durante la prima guerra mondiale. Quindi diciamo che non è che aveva a disposizione tutto il tempo per eseguire i suoi calcoli. Dall'altra parte, perché la risoluzione di questo sistema di equazioni è molto complesso, per almeno due ragioni. La prima è che alcune di queste equazioni non ammettono soluzioni, generali, ossia ammettono solamente soluzioni approssimate. E dall'altra parte, perché le equazioni vanno risolti per più punti, quelli che vengono detto punti griglia. Dovete immaginare che il mondo viene, appiattito come le cartine nel mondo in 2D, quelle che possiamo appendere alle pareti, e inoltre viene discretizzato, come se diventasse una sorta di scacchiera. E per ogni punto della scacchiera vengono risolte le equazioni, per riuscire a prevedere le condizioni meteorologiche. Poi di questo ne parleremo più avanti in maniera più approfondita. Però tutti elementi che portarono ovviamente lo svolgimento di questi calcoli a durare molto nel tempo, ossia a impiegare circa un anno nel suo tempo per riuscire a risolverle e quindi predire il meteo di quel giorno che aveva deciso.
E bene, lui spese quindi un anno per risolvere a mano, quindi già questo ha dell'incredibile queste equazioni, e poi sostanzialmente andò a prendere le. Diciamo le condizioni che effettivamente si sono riscontrate in quel giorno, le paragonò con i suoi risultati e sostanzialmente non combaciavano, ma manco a pagare. Erano sbagliate, lui aveva sbagliato le previsioni del meteo. E qui sta un po' la tristezza, ma in realtà lui è stato il pioniere delle previsioni meteorologiche. Lui è arrivato in anticipo con dei tempi di 30 anni, ok? Però descrisse già quello che era il modo che poi sarebbe stato la moderna previsione meteorologica, ossia il fatto di dover avere la necessità di avere degli strumenti che riuscissero a elaborare più operazioni al secondo, più di quelle che potessero fare gli umani, molte di più, per riuscire ad ottenere delle previsioni utili all'uomo, delle condizioni meteorologiche. Bene, da Climax è tutto su questa prima introduzione, diciamo, alla meteorologia. Niente, se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, invitate i vostri amici a iscriversi. E noi ci vediamo presto la prossima settimana per continuare la trilogia dell'effetto serra, di cui vi lascio il primo video qua sopra. E niente, buona serata, a presto, ciao!